Tornerà a protestare sabato pomeriggio dinanzi l'assessorato regionale alla sanità in via Conte di Ruvo a Pescara l'associazione Salviamo l'ospedale di Penne contro il riordino sanitario deciso dalla ASL e dalla Regione Abruzzo, dettate anche dai criteri del decreto Lorenzin, che pone dunque l'ospedale dell'area Vestina quale nosocomio di area disagiata in una zona pedemontana che di fatto negli ultimi anni di certo non ha attraversato i suoi momenti di miglior sviluppo. Una situazione però questa iniziata già un decennio fa, quando fu praticamente ridotto il reparto di rianimazione a terapia intensiva post-operatoria e la conseguente chiusura del punto nascita. I continuitali alla sanità hanno poi fatto il resto, portando alla riduzione di altri reparti che sono stati sempre un'eccellenza in tutta la regione. Sicuramente quella di sabato sarà la protesta più grande da parte dell'associazione pennese vista negli ultimi mesi. Infatti, a dar man forte alla protesta dei cittadini dell'area Vestina, ci saranno altri comitati come il Movimento Pro Ospedale di Guardia Grele, Forum H2O, Pescara.0, il PAR, Patto per l'Abruzzo Resiliente, il Comitato per il Presidio Ospedaliero Liberatore di Atri, i COBAS Pescara Chieti, il Comitato Pro Ospedale di Popoli e per l'occasione sarà presente anche il Comitato Vittime di Rigopiano. La classe politica regionale ha fallito sia a livello sanitario che di sicurezza, ha commentato il presidente Nicola Spoltore. Insieme alle altre associazioni lavoreremo per organizzare una manifestazione ancora più grande nella prossima primavera. L'inizio della protesta, continua il presidente, è fissato per le ore 16 a Pescara. Per i cittadini dell'area Vestina, l'associazione ha deciso di mettere a disposizione autobus gratuiti con partenza alle ore 14:30 dal capolinea di Penne.